Vieni qua, vieni qua. Buongiorno! Il bucatone lì è segnato e sporco perché ieri stavo scivolando e mi sono appoggiato con la mano tutta completamente sporca di fango. Allora, missione di oggi. A parte, guardate quanto cazzo è lurido. Oggi vorrei riposare un po' perché sono veramente distrutto. Lavorare, indubbiamente, perché devo fare un po' di cose. E poi sul tardi spostarmi un po'. Vediamo, dai! Mamma mia, che roba! Wow! Allora, mi metto qua dietro perché non tira troppo vento e quindi posso parlare. Praticamente la scena ha fatto abbastanza ridere perché sono arrivato, il traghetto era qua, coso giù, ho guardato, lui è partito, porca troia. Vabbè, comunque, penso che ci sia un altro traghetto tra una ventina di minuti, mezz'ora massimo. È una tratta molto breve. Farò poi un pezzo di strada di quest'isola. E poi altro traghetto. Penso che farò 20 minuti in quest'isola perché è molto piccola. Però è così. È così, è così. Tira molto lento. Molto, 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 molto. Guardate qui come chiudono. Sto male. Con le corde. Ti se li porta via. Il vento. Fun life. T4 muso nuovo restyling. Butto l'immondizia. Allora, orari. Questo qua. Anderswag. Ma che cazzo vuol dire? 17:30 può essere. Allora, sono qua a prendere il traghetto in prima fila. Questa sera sarà un po' impegnativo trovare un posto dove dormire perché danno 20 o 40 all'ora con raffiche tra 80 e 100. Quindi, insomma, 80-100 inizia a essere una velocità piuttosto importante per la quale non si dorme affatto bene, anzi. E quindi staremmo a vedere. Gasolio a 1,92. Tanto vento, tanto, 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 tanto. No, mi piace. Eccoci qua, allora, siamo in questo posticino. Non molto lontano dalla strada principale, ma lontano abbastanza per essere lontani dal traffico. Ducatone, lercio da far paura. Guarda che roba. Che dire, queste giornate di trasferimento, l'ho già detto, sono un po' noiose. Comunque, posto molto carino. Sarebbe da Fucanello se non tirasse questo vento, se non fossi totalmente stanco. Sono molto cotto. Chi viaggia può capire questa sensazione, anche se per altri può sembrare che io non faccia nulla. Ma viaggiare così è stancante. Si va a dormire. Domani circolo polare. Il circolo polare dovrebbe essere tra Moirana e Budo. Quindi è probabile che domani io superi il circolo polare. Quindi, beh, occhi al cielo. È quasi tutto coperto. Però è buono. È buono. Nel senso che d'ora in poi ogni sera è buona per vedere la signora verde. E quindi, dai, che questo viaggio possa essere pieno di aurore boreali che ci piacciono tanto. Ciao raga, a domani. Dai, Shiri. Dai. Buongiorno. Si è sciolto tutto il ghiaccio. No, bene. Buongiorno, oggi sabato 24 febbraio. Mi sembra tanto che la direzione del vento sia cambiata.
Sono in una zona comunque abbastanza protetta, quindi posso restare qua a lavorare senza grossi problemi. Adesso colazione. Obiettivo della giornata, visto che è sabato anche per me, riposarmi un po' perché sto tirando veramente come un pazzo. Tanto nessuno mi corre dietro. Ho scoperto che anche su a Tromsø fa caldo e... che palle, è veramente un clima del cazzo. Però vabbè, siamo fiduciosi. Il Ducatone qui mi sembra un mix tra la scena di un crimine e una scena, diciamo, hard. Nessuna delle due. Purtroppo, per ora, vorrei dire. E basta. Adesso colazione, lavoro un po'. Più tardi vi aggiorno. Ore 13:41, siamo ripartiti io e Sherry. Oggi raggiungeremo in circa un paio d'ore di guida il circolo polare artico. Non sembra vero, ma siamo già abbastanza a nord. Ho sentito su un ragazzo che lavora a Tromsø come guida, ha detto che fa caldissimo anche su. In questo momento qua ci sono 6 fottutissimi gradi, a Tromsø anche. Ha detto che anche come stagione di aurore meteo è veramente pessima. Noi siamo ottimisti e ci vogliamo credere. Raga, trovata l'acqua. Allora, ne approfitto per fare il carico. Tra l'altro, guardate che bagno, che posto. Un hotel di lusso. Guardate le perline così. Andiamo a vedere i bagni, va. Cioè, raga. Ma dai, ma di cosa stiamo parlando? È qua per svuotare il cesso. No, ma io sto male. Allora, dovrei anche lavare dei vestiti, ma non ho voglia, devo dire la verità. Tra l'altro, guardate qui le pubblicità e tutto, con la barra LED qua per illuminare la sera. Cioè, fighissimo. E tanto acqua ne ho, quindi magari lavo stasera la roba e poi la stendo. Su Ducatongi. Aspettare una mezz'oretta, quindi potrei anche mangiarmi qualcosina, farmi un toast. Potrebbe starci. Panino ignorante, 2 sottilette, 5 fette di prosciutto, uova, burro, adesso ci metto del ketchup perché faccio schifo, insalata, cerina, Starlink che viaggia di brutto, attesa al porto. È già arrivato! Madonna, mi sono messo lì a cucinare un attimo, ho fatto queste uova e il panino, madonna, è subito arrivato, infatti ho mangiato di fretta, ma va bene così. Comunque oggi la giornata non è affatto male, non è male. C'è tanto tanto vento, ci sono dei punti, soprattutto alle Lofoten, che sono proprio dritte perché il vento arriva da sud, dove danno tipo 60 all'ora fisso e raffiche da 90 a 100. Diciamo che non vorrei essere alle Lofoten ora. Per i prossimi giorni non so ancora cosa fare, perché sto valutando se entrare in Svezia o se restare sulle Lofoten, andare alla Vesterålen, fare Senja, poi Tromsø e Sommarøy. Insomma, questa zona la conosco abbastanza bene, c'è sempre qualcosa di nuovo da vedere ovviamente. La variabile è freddo, neve, vento, sono un po' di cose da vedere. Vabbè, tanto per oggi non avrò questa alternativa, quindi ho ancora tempo e vediamo. Devo togliere la bistecca, che stasera voglio farmi la bistecca. Ah, noi eravamo là prima. Quanto vento ci sarà?
Come potete vedere siamo una, due, tre macchine. Questa qua in realtà penso che sia di quello che lavora qua, perché era qua già prima. Boh, fa ridere. Eccoci qua, nella mia postazione, nel mio ufficio, sto aspettando il traghetto, teoricamente dovrebbe arrivare tra mezz'ora, speriamo, io intanto lavoricchio un po'. Eccoci qua, allora abbiamo trovato questo spottino a bordo strada. Oggi abbiamo preso, due traghetti se non sbaglio. Comunque posto super carino. Prima stava addirittura nevischiando, adesso un po' piovigina, solo che ci sono 3 gradi e quindi è quella temperatura un po' al limite. Però speriamo che si abbassi di un paio di gradi, così magari nevica. Ci vorrebbe proprio. Ci vediamo domani. Ciao ragazzi.